Megan Fox sarà April O'Neil nel prossimo film delle Tartarughe Ninja, ispirato ai celebri fumetti, divenuti poi cartoni animati, dei quattro mutanti che salvano l'umanità. L'attrice è certamente tra le più opprimenti al mondo ed è certamente consapevole di questo. Altrettanto consapevole si dimostra rispetto all'evidenza che essere un'attrice di Hollywood oggi ed avere un tale aspetto fisico comporta il dover sapere che il proprio corpo, per quanto non sia tutto, è una parte sostanziale ed importante di quel mestiere. In passato l'attrice si è ritrovata più volte sul set a dover girare scene nelle quali la sua fisicità, anche in modo promiscuo, fosse al centro dell'attenzione, in tutto e per tutto. Lo dice lei stessa, parlando in occasione di una conferenza stampa a Los Angeles, che non prova alcuna vergogna per quelle scene. Non mi percepisco come una persona timida, oppure una di quelle che crede di non poter essere presa sul serio indossando anche una semplice canotta. Se non mi prendi sul serio quando indosso una canotta, è un problema solo tuo. Le scene di nudo della sua carriera. L'attrice mostrò le sue quasi nudità nel film del 2012 Thesis 40. Quando in una scena in cui interpretava il personaggio di Daisy, un escort part-time, cercava di convincere il suo capo che il suo seno fosse vero e non rifatto, chiedendogli di toccarle affinché capisse fossero vere. Anzi, a quanto pare, rispetto al passato, il ruolo più casto in termini di nudità per la compagna di Brian Austin Green è proprio l'ultimo, quello nel quale interpreta April nelle Tartarughe Ninja, in uscita nelle prossime settimane in America e poi in Europa. La recente gravidanza di Megan Fox. Va pure detto che l'attrice esce da non molto da una gravidanza che l'ha portata a diventare mamma per la seconda volta. Una prova che ha certamente generato conseguenze sul suo fisico, visti gli effetti non smaltiti con molta rapidità nei primi mesi successivi al parto. Ma fu una cosa per la quale non avvertì particolari problemi, perché oltre ad essere ugualmente sexy anche con qualche chilo di troppo, sosteneva serenamente: "Non mi alleno molto. Dopo che hai un bambino è davvero difficile allenarsi, non lo raccomanderei. Non mangio alcun derivato del latte, è il mio grande segreto. Fa molto male per gli ormoni, se vuoi prendere peso mangia latticini, se vuoi perdere peso non mangiarli. Chi se ne frega?"